Buongiorno e bentrovati. Oggi finalmente vi do un pochino di informazioni riguardo al lavoro che abbiamo svolto con Tangeri. Quindi fra un attimo vedrete un video dove vi farò vedere un po' tutto il lavoro dei primi 10 giorni che abbiamo passato insieme con questa cavalla. Vi farò vedere su cosa abbiamo lavorato, ci sarà la mia voce narrante che vi spiega perché abbiamo fatto in una certa maniera, cos'è che abbiamo fatto, e vi spiegherà un pochino gli esercizi che abbiamo affrontato con questa cavalla. Vedrete che la stragrande maggioranza degli esercizi non sono altro che passaggi di vari giochi che mettano pressione nella zona centrale del cavallo, quella che noi facciamo parelli chiamiamo zona 3, quella che va praticamente dalla spalla fino alla grassella, fino all'anca. Tutto questo sempre ovviamente per risolvere il problema della claustrofobia, che in questa cavalla è particolarmente importante, ma non solo, perché abbiamo scoperto anche che questa cavalla ha avuto, quando era piccola, appena nata, ha avuto dei problemi, ha avuto un'infezione che è arrivata dal cordone ombelicale, quindi dall'ombelico, e si è propagata sui posteriori, in particolar modo sul posteriore destro, e insomma, diciamo, la proprietaria ha fatto miracoli per riuscire a salvare la cavalla, e questa cosa probabilmente se l'è portata un pochino dietro, anche insieme a un altro aspetto che poi magari ne parliamo nel prossimo video, perché ho preparato 2 video per parlare un po' di questi aspetti di questa cavalla. Comunque, insomma, sappiate che ci sono stati dei problemi quando era piccolina, e questo ha fatto sì che questa cavalla non fosse molto brava nella propriocezione degli arti posteriori, ok? Quindi vedrete che, insomma, abbiamo fatto anche un po' di lavoro su questo aspetto qua, con dei tronchi a terra, retromarce sui tronchi, proprio per cercare di aiutarla un po' a prendere visione, o meglio a prendere proprio eccezione dei suoi arti posteriori, di cosa fa e dove li mette. Lei è una destra estroversa, per chi vuole sapere la sua orsenalisi. Infatti, se vedete bene, è difficile per lei stare ferma nel solito posto, si muove tanto e ha bisogno di tante ripetizioni. Queste paure che lei ha, che sono dovute probabilmente da un insieme di cose, fra l'altro anche quella di non avere questa propriocezione corretta del posteriore, che fra l'altro la porta anche a inciampare in determinate situazioni. Tutto questo è chiaro che la porta a essere più timorosa di ciò che la circonda, e in particolar modo sulla zona 4 e 5. Infatti vedrete dal video che ogni volta che noi gli proponiamo qualche strettoia, lei riesce a sopportarla con la parte anteriore del suo corpo, ma al momento che poi dopo sta per uscire, cerca sempre di affrettarsi, proprio come se non avesse coscienza della parte posteriore, o almeno avesse paura di essere toccata sui fianchi quando esce con l'ultima parte del suo corpo. Insomma, vi lascio al video e vi ricordo ancora che se volete supportare questo progetto, ad oggi, in questo momento, avete già la possibilità di abbonarvi in 2 categorie diverse: chi vuole solamente supportare questo progetto con un piccolo contributo, chi invece vuole accedere a una serie di contenuti riservati appunto agli abbonati, potrà farlo utilizzando la seconda categoria, diciamo quella più elevata, quella che si chiama Horseman Apprentice. Vi lascio al video e ci vediamo tra circa 6 o 7 minuti per tirare le conclusioni di questa puntata. Grazie, a dopo. Qui lo stesso giorno che la cavalla era arrivata e abbiamo iniziato subito a fargli fare tutta una serie di esercizi, in questo caso con il telo sotto la pancia, perché tutto ciò che nel cavallo andiamo a mettere sotto la pancia, di fianco alla pancia e sopra, mette claustrofobia. Poi questa claustrofobia deve essere buttata fuori attraverso i piedi, attraverso il movimento dei piedi. Quindi è normale che in questi casi qui lei corra sul telo. In questo caso invece sto utilizzando le corde, sempre per un discorso di claustrofobia, per fargli capire che anche quando rimane intrappolata non succede nulla, o meglio, c'è una soluzione a tutto. In questo caso la soluzione è venire verso di me in modo da trovare comodità e non più la pressione della corda sull'arto.
è una cosa che va fatta con consapevolezza, con attenzione, con tempismo, perché si può far male il cavallo, quindi dobbiamo veramente essere molto attenti e creare le condizioni giuste per cui non succeda nulla, ma nello stesso tempo il cavallo trovi la soluzione all'indovinello. In questo caso sto utilizzando la ruota, sempre per il solito discorso di mettere pressione sotto la pancia del cavallo, quindi vedete, non riesce a fermarsi, passa velocemente, lo stesso vale per la pedana piccola. E sono sempre le stesse cose, in questo caso il car wash, come vedete aveva una paura pazza del car wash, non riusciva a tenerci sopra la testa la plastica, non riusciva a tenere sopra la testa la plastica, non riusciva a trovare la soluzione e a spostare i teli di plastica con il naso, dovevamo spostarglieli noi, lei passava rapidamente, come vedete in questo caso, e subito dopo cercava la ricompensa, però non ce la faceva a sopportare la situazione. Anche in questo caso uguale, anche se i barili sono da una parte alti e da una parte bassi, non riusciva a passarci lentamente, quindi in questo caso mettevo un pochino di pressione fuori dai barili, quindi facendogli fare un po' il circolo, facendogli fare un pochino di esercizi, e quando passava dentro i barili gli chiedevo semplicemente di fermarsi buttando un pochino giù la mano, e invece lei tutte le volte aspettava e poi correva fuori fino a che non è riuscita, come in questo caso, a fermarsi e a rimanere abbastanza rilassato. In questo caso avevamo messo i doppi barili, sempre per il solito discorso di riuscire un po' a creare sempre più pressione nei fianchi del cavallo, e diciamo lo scopo è sempre quello di fare confidenza con tutto quello che può toccarlo nei fianchi. In questo caso uso la bandierina per abituarla al fatto che se viene toccata nei fianchi mentre che passa tra qualcosa di alto, di particolarmente ingombrante come possono essere i barili, in una strettoia non succede nulla. Ricordate che questa cavalla aveva paura anche quando si portava in passeggiata, se veniva toccata dai rami, dagli arbusti o dai rovi sui fianchi mentre che si passava, quindi è una cosa che è estremamente pericolosa anche in passeggiata, non solo ai fini di caricare il cavallo sul carrello, sul camion o box o quant'altro. Anche in questo caso faccio sempre la stessa cosa, uso la bandierina per aiutare un po' a rendere confidente essere toccata sui fianchi la cavalla nel mentre che passa da una strettoia, e come vedete il risultato è ottimo. Poi abbiamo messo i barili con il telo sopra, un po' come abbiamo fatto anche nella simulazione del carrello nell'altro video che ho pubblicato un po' di tempo fa. In questo caso l'abbiamo fatto molto più piccolo per dare modo alla cavalla di abituarsi, e come vedete non è molto convinta, lo annusa, lo tocca. Ora è già una settimana in questo caso che era qui da noi, quindi aveva già capito che ogni cosa che gli proponevo c'era un indovinello dietro, cioè c'era una soluzione, e quindi non doveva avere paura più di tanto. Però come vedete in questo caso è un po' particolare la situazione, quindi la claustrofobia comunque esce fuori, e come vedete ogni tanto tira indietro la testa, non ce la fa stare ferma, non ce la fa abbassare la testa, e quindi insomma devo fare un po' da suggeritore, no? Io faccio sempre l'esempio che noi dobbiamo essere un po' come dei gobbi a teatro, dobbiamo suggerire le battute agli attori quando non se ne ricordano, in questo caso dobbiamo suggerire un po' al cavallo cosa fare quando in queste situazioni qua loro non sanno che pesci prendere. In questo caso gli suggerisco, mettendo un po' di pressione sulla corda, che deve passare oltre, che non succede nulla, si deve fidare di me, e piano piano la cavalla riesce a passare, non tranquillamente, è ovvio, però insomma riesce anche a abbassare la testa, a rilassarsi, e questo comincia a farci capire che la cavalla sta cominciando a comprendere che tutto sommato, anche se c'è una strettoia, potrebbe anche non succederle nulla di particolarmente pericoloso. Infatti, come vedete, comincia a diventare più confidente,
comincia a essere più confidente anche nel passaggio dal car wash, comincia a essere più confidente anche nel passaggio nella ruota, addirittura riesce anche a mettere i piedi, tutte e quattro i piedi sulla ruota, come vedrete tra un attimo. E questo è buono perché comunque ci dà proprio l'impressione che comincia a essere sulla strada giusta. Bene, spero che quello che avete visto fino ad ora vi sia piaciuto. Se avete domande su quello che ho fatto, fatemele pure nei commenti. Nel prossimo video che andrò a pubblicare, non so se la prossima settimana o quella di là, ora vediamo un attimo, dipende dal materiale che accumulo, andremo a vedere quello che abbiamo fatto di recente. Abbiamo fatto vedere la cavalla all'osteopata, l'avevo già accennato nel mio precedente video, vi farò vedere cos'è che ha fatto l'osteopata, cos'è che ha detto l'osteopata, poi dopo vedremo i suoi progressi, cos'è che abbiamo sviluppato negli ultimi giorni e insomma una serie di altre belle cose che, se vi interessa, basta che vi iscrivete al canale e vi arriverà la notifica quando esce il video. Grazie di nuovo e noi ci vediamo la settimana prossima. To what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every friend holds a new end.